Benvenuti dietro le quinte. Nell'atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca si è tenuto il Festival di Cabaret Risollevante, quindicesima edizione per questa performance di comicità pugliese che anche quest'anno si è annunciata ricca di ospiti prestigiosi. Vetrina per le giovani leve della comicità che si sono sfidate in 3 giorni di spettacolo alla conduzione Mauro Pulpito e Serena Garritta. Ad accompagnare tutta la performance la Risollevante Band, composta da 8 elementi, tutti pugliesi. Durante la serata è stato assegnato il premio Città di Martina Franca alla carriera all'attore Lando Buzzanca, che ha presieduto anche la giuria. Lando Buzzanca, che questa sera riceve il premio alla carriera. Dopo un premio del genere, ma che desidera un attore? Beh, spero di non morire, perché di solito quando uno prende il premio alla carriera, ha finito la carriera, invece spero di no, anche perché il 9 novembre mi darà il premio alla carriera intitolato a Vittorio De Sica, me lo darà al Quirinale Napolitano, il nostro presidente che io amo moltissimo, e allora voglio arrivare fino a Napolitano. Senti, un ottimo cabaret per far ridere, far rimbombare un po' la battuta alla platea, che cosa deve fare? Deve essere sincero, raccontare le cose senza pensare a far ridere, raccontare gli episodi più grotteschi e viverli mentre li racconti, e allora ce la fai, se no se cominci a fare l'attore, il cabarettista non può essere un attore, certo. Deve essere uno che racconta se stesso. Anche se non è vero che è se stesso, ma come se fosse lui, certo. Come fa Fischetti, per esempio. La prima domanda è: che serie arbitri? La seconda domanda è: ogni partita quanto ti danno? Ma tutto gira intorno alla terza e ultima domanda. Nel gruppo c'è sempre una persona più cattiva, più cazzannosa, che parte da lontana, si avvicina, ti fa che lo sorrisino e poi candidamente ti chiede: te ne andrai data, mazzotta? Il debutto ufficiale per Lando Buzzanca arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per Divorzio all'italiana e successivamente per la figura di Antonio, fratello della protagonista di Sedotta e abbandonata. Ma la vera svolta arriva con Il Merlo Masco, commedia del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile. Un film dopo l'altro, la sua vena comica e la sua recitazione incontrano un vasto consenso di pubblico e l'attore palermitano diventa lo stereotipo dell'italiano provinciale, elegante, virile ma non troppo furbo. Come è cambiata la comicità nel corso degli anni, del tempo? Si è un po' allargata, nel senso della liceità, capisci? Ma non vuol dire, perché i tempi sono questi. Prima guai a dire vaffanculo, adesso dici vaffanculo e fai ridere. Certo. Allora, a sto punto, lo sto dicendo pure io, che ho 76 anni, non è che sono un pivello. Che cosa ti piacerebbe oggi interpretare sullo schermo, sul grande schermo? C'è un personaggio che ti stuzzica? Sì, un killer. Sì, un killer. Chi è un killer, un vecchio killer che viene chiamato per un'altra cosa dopo tanti anni? Chi è? Io ho fatto il sindacalista e l'ho voluto fare io per raccontare un uomo. Un uomo che è una specie di Don Quixote. Ho fatto l'arbitro, l'ho voluto fare io per raccontare un uomo che ha un successo di un'ora e mezza ogni settimana, chi è nella vita? E ho fatto anche la schiava, un uomo che è convinto che la donna deve essere la schiava dell'uomo, fa di tutto, se la compra la schiava poi si rompe le scatole pure della schiava, è lui che è immaturo, e raccontare anche questo, voglio raccontare un killer, che cosa ha dentro? Nella serata finale non sono mancate le esibizioni di Paolo Labate, Enzo Fischetti e del duo Enzo e Sale. A grande richiesta è ritornata l'esibizione della Rimbam Band, formazione eclettica, frizzante e decisamente scatenata, che ci diverte e si diverte grazie alle sue interpretazioni musicali originali, degli autentici quadri comici. La Rimbam Band propone uno spettacolo fuori dai canoni convenzionali, una dimensione nuova dove la musica si ascolta come fosse un concerto e si guarda come fosse un varietà. Siamo qui con la Rimbam Band. Che cosa ascolteremo questa sera? La Rimbam Band proporrà 2 brani estratti da Rimbam Band Show, che è il nostro secondo spettacolo,
che vi invitiamo a venire a vedere e invitiamo anche voi se non siete riusciti a farlo l'anno scorso, lo riprendiamo dal 7 dicembre al Teatro Forum a Bari. E due pezzi importanti, comici, surreali, nel perfetto stile rimbambente. Tu hai una particolarità, lavori molto di mimo, qual è la novità di questo spettacolo? La novità è che porto in scena un personaggio che si chiama Rom, impostata sulla mimica facciale, che è quella che mi aiuta al 99% a fare questo mestiere. L'altro 10 lo lascio alla batteria. È una grande verità. È una grande, perché Renato è molto bravo come batterista, ma arriva molto di più come faccia di culo, lo si può dire, diciamolo. Por favor, signor, dare monetine. Io avevo suonato canzone del mio paese. Romania mia! Ma dove è battuta? E poi c'è il rosso, che è la new entry, vabbè, new entry, ormai sono due anni che sta con noi. La new entry della Rimbamband. Adesso definirla tale mi sembra un attimino, diciamo, è l'ultimo arrivato, non la new entry, l'ultimo arrivato. Che effetto ti fa allora essere un po' in questa gabbia di matti? Di matti, possiamo definirla così? Rimbamband, già il nome? No, tutto sommato mi trovo bene, tutto sommato. L'accento si capisce che è di Siena. Teresa, devi sapere che il rosso è di una timidezza imbarazzante, quindi tutte le volte che tu gli fai una domanda lui va in panico, quindi magari tu rifagli la domanda e io... Rifagli la domanda, perché lui adesso è riuscito ad avere il tempo di pensare alla risposta, rifagliela. Ok, allora come ti senti nel gruppo della Rimbamband? Mi sono sentito perfettamente a mio agio. Hai visto che funziona? È cominciato! Venite anche voi! È cominciato lo spettacolo, andiamo subito a vedere che succede sul palco. 12 comici emergenti che si sono sfidati nel concorso. Patrizia Bertaiola, Vittorio Bucoliero, Santino Caravella, Enzo Emanuello, Bob Ferrari, Veglia Lalli, Pietro Massimo Machini, Lilia Pierno, Piero e Cristian, Sergio Silvestri, Alessandro Sinisi e Antonello Taurino. Testi a cura di Fabiano Marti, Alessandro Taglienti, regia di Fabiano Marti. Anche quest'anno binomio con Radio 2 Rai, che ha seguito il festival con il programma Otto Volante. Chi sono i vincitori? Allora, ha vinto il premio della critica Antonello Taurino, un ragazzo che stramerita questo titolo, che ha già esperienze anche a Zeli, che è un ragazzo, non è alle prime armi. Invece il vincitore assoluto è un ragazzo foggiano che vive 10 anni a Roma, che ha fuso straordinariamente l'intelligenza dei testi, come la motivazione poi ha sottolineato, alla voce di Buzzanca e Romita, che erano i presidenti della giuria, all'intelligenza dei testi ha unito proprio l'humus della pugliesità straordinaria. È Santino Caravella, vincitore della 15ª edizione del Festival del Cabaret. Com'è stato il livello in genere della manifestazione? È stato difficile assegnare questi premi? Per la giuria non deve essere stata una passeggiata, perché in finale nella tre sere arrivano 12 che hanno sbagliato il campo delle selezioni nazionali, quindi sono già tutti fortissimi. Si riduce ancora a 6 e i 6 della domenica sera sono livellati in alto. È stata difficile, qualche scherzo all'emozione l'ha giocata anche per i ragazzi, dai bookmaker qualche quota, sempre amichevolmente parlando, è saltata, perché l'emozione non ha fatto qualche cazzate. Scherzo. No, sono serio, invece è Ciardo della Rimbamband, ospiti straordinari dell'ultima serata, però anche il pubblico ha approvato, quindi... E adesso weekend a teatro. A Lecce, Sabine Guzzanti. Al Castello Svevo di Bari, Fabrizio Bosso in concerto. A Francavilla Fontana, Toraldo Painting Jazz Quartet. A Bari, Mazagat Oriental Dance Festival. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@editrolequintetv.it e arrivederci alla prossima puntata.